La scarpa più iconica di Mizuno compie 27 anni. Ecco qui la Wave Rider 27. Ho avuto la possibilità di riceverla 15 giorni fa alla Cortina d'Obbiaco e in tutto questo tempo l'ho testata. Una scarpa di peso 290 grammi nella misura 10 US, drop 12 mm. Abbiamo una nuova struttura della tomaia che avvolge delicatamente il piede, una linguetta comoda integrata unita nella tomaia anche lateralmente, il mesh è traspirante senza cuciture, si adatta ai movimenti del piede e offre anche una ventilazione. Inoltre la conchiglia nella fascia del tallone è stata migliorata per fasciare al meglio l'area del calcagno, punto indispensabile per il corridore. Nell'intersuolo in questo modello troviamo NSD Foam, questa schiuma performante della casa giapponese che dà una maggiore sensazione di propulsione, ma anche sostegno nella transizione durante la falcata. Nell'intersuolo ovviamente abbiamo anche la piastra Wave in Pebax, ovviamente per avere un ritorno di energia, per dare stabilità e sicuramente riduce al minimo l'affaticamento anche nelle corse prolungate. Piastra Wave presenta delle alette più pronunciate nella parte mediale e un'area che diventa man mano più appiattita verso il tallone per un maggiore comfort nell'appoggio. Battistrada ottimo, abbiamo questi tasselli, questa gomma che ci permette un grip notevole con tanta gomma nei punti di contatto. Rispetto al modello precedente ci sono stati dei piccoli ma importanti miglioramenti. Una riduzione del peso, una maggior stabilità, un maggior comfort, un grande impegno di sostenibilità dato che il 90% dei materiali sono riciclati e non per ultimo un design più elegante. Questa scarpa rappresenta una scelta eccellente per il runner neutro che cerca una scarpa leggera, confortevole, con un ritorno di energia migliorato. La combinazione tra NSD Foam, la piastra Wave in Pebax e la tomaia migliorata rendono un'opzione veramente versatile per il runner di peso medio, sia per principianti, intermedi e evoluti, che magari preparano anche una maratona, per gli allenamenti di tutti i giorni.